Ormai è chiaro un po' a tutti, non si sa come e quando, ma si sa che un prelievo forzoso arriverà. Proviamo in questo video a capire quanto potrebbe essere la percentuale di prelievo che fanno direttamente sui tuoi conto correnti e soprattutto quali sono tutti i modi per evitarlo. A proposito dei modi per evitarlo, ti piaceranno alcuni, altri non ti piaceranno. Ovviamente ognuno agisce sulla base delle proprie esigenze, sulla base dei propri risparmi, sulla base dei propri investimenti. Ne abbiamo parlato nei precedenti video del rischio che si sta sempre più alzando e delle voci che stanno iniziando a circolare nella politica italiana e non solo su un possibile rischio di prelievo di patrimoniale sui conto correnti. Ovviamente bisogna essere chiari e realisti. A nessun governo piacerebbe mai ipotizzare una patrimoniale e se dovesse arrivare un prelievo forzoso sul conto corrente è perché l'Italia, il nostro paese, è vicino ad un elevato rischio di default, di fallimento. Abbiamo ipotizzato in altri video, sarà una patrimoniale su conto correnti? Potrebbe essere reintrodotta l'IMU sulla prima casa? Potrebbe essere reintrodotta la tassa di successione? Dal mio punto di vista, la tassa di successione o l'IMU sulla prima casa non è applicabile nelle circostanze in cui un paese si dovesse trovare da un momento all'altro sull'orlo del default. Quando sei sull'orlo del default, del fallimento, bisogna intervenire subito, dalla sera alla mattina. Non c'è la possibilità di prevedere se ti pagheranno l'IMU sulla prima casa oppure quanto incasserai dall'ipotesi di successione, quindi tassa sulla successione. Un prelievo forzoso sul conto corrente è sbrigativo. Arrivi subito al dunque. E questo i politici italiani, il governo italiano lo sa benissimo, perché sa benissimo quanti soldi sono investiti dagli italiani, quanti soldi gli italiani hanno sui conto correnti. Quindi lo ribadisco ancora una volta per chi sta guardando questo video, se l'Italia dovesse trovarsi con la ci siamo capiti, no? Fino al collo, allora interverrebbe un prelievo diretto sui conto correnti. Diversamente, è difficile che nel contesto economico, sociale, finanziario attuale si possa verificare un'ipotesi del genere. In questi ultimi 3 mesi il governo ha attuato manovre ed interventi per quasi 100 miliardi di euro. Ovviamente 100 miliardi a debito. Perché ti sto facendo questo lungo giro per arrivare al dunque? Perché è fondamentale prima ancora di sapere quali sono i modi per evitarlo, qual è la situazione in cui ci troviamo. Questo è fondamentale, essere consapevoli ed informati. Questi 100 miliardi sono a debito, il che vuol dire che il debito pubblico italiano arriverà al 160%. Questo non lo dico io, lo dicono giornali economici, analisti. In buona sostanza, il rischio è che il debito diventi impagabile. Il rischio, in sostanza, è che quelli che sono i soldi che stanno distribuendo con una mano possano riprenderli domani con un'altra. Questo vale per questo governo o per i governi futuri, sia chiaro. Basta che il settore finanziario inizi a giocare il mercato del sistema finanziario e via con spread a destra e manca che schizzano, che balzano verso l'alto e che costringono, come è successo nel passato, governi ad intervenire in una determinata maniera. L'ultima volta che c'è stata una patrimoniale era il 1992 e con il governo Amato la patrimoniale fu del 6 per 1000, pari allo 0,6%. Poca roba rispetto a quello che servirebbe in questo momento. Ora ti dirò quali sono i modi, ripeto, per evitare il prelievo forzoso sul conto corrente, la patrimoniale sul conto correnti. Ma prima fammi ragionare su quelle che possono essere le previsioni di prelievo, quanto vanno a prelevare sul conto corrente, perché anche questa informazione è fondamentale perché tu possa decidere se eventualmente ne vale la pena fare e attuare una di queste soluzioni per evitare il prelievo. Come ti dicevo, il nostro debito pubblico potrà arrivare nei prossimi mesi, proprio per questi finanziamenti concessi, per questo debito fatto in questo periodo, al 160 se non 170%. E il rischio è che venga classificato da almeno 3 società di rating come quasi spazzatura. Cosa accade se 3 società di rating te lo classificano come quasi spazzatura? Accade che questo debito, questi titoli di Stato, iniziano ad essere classificati
come difficilmente rimborsabile, cioè il nostro debito diventerebbe difficilmente rimborsabile. Ora, questo scalino verso la quasi spazzatura lo abbiamo fatto con una società di rating una settimana e mezza fa, se ti ricordi il video che ho fatto all'interno di questo canale. E Moody, che si sarebbe dovuta esprimere in questi giorni, ha rimandato il giudizio sull'Italia, non a caso, magari era un giudizio negativo e non era il caso di farlo a sapere, farlo arrivare in questo momento qui. Quindi, quale potrebbe essere il prelievo futuro sui conto correnti che potrebbe arrivarci? Facciamo un ragionamento matematico. Attualmente il debito pubblico è al 160%. Considerate che questo ragionamento matematico in Germania, che ci fanno i conti in tasca, lo stanno facendo. E in Germania suppongono che per poter rientrare e ristabilire la situazione economico-finanziaria dell'Italia bisognerebbe andare a prendere 500 miliardi di euro, dicono loro, sui conto correnti degli italiani, perché anche loro sanno quanti soldi gli italiani posseggono all'interno dei conto correnti. 500 miliardi, ragazzi, stiamo parlando di cifre astronomiche, perché sarebbe guerra civile, cioè se si dovesse verificare un prelievo forzoso per raggiungere l'obiettivo di prelevare 500 miliardi su conto correnti, stiamo parlando di percentuali bulgare. L'obiettivo, dicono i tedeschi, è quello di passare affinché l'Italia passi dal 160% ritorni almeno al 130%, se non avvicinandosi al 100%. Ora è evidente che questo, dal mio punto di vista, non accadrà, altrimenti sarebbe una rivolta. E stiamo parlando di cifre, in questa ipotesi che dal mio punto di vista non accadrà, che viaggiano dal 30% in su, cioè se hai 100.000 euro sul conto corrente, 30.000 euro se li prende lo Stato. Dal mio punto di vista, ripeto, questo non accadrà, ma una percentuale più bassa, sì. Quanto più bassa? Vogliamo stare sotto il 10%? Molto probabilmente sotto il 10%, lo Stato, in una condizione sfavorevole a livello di comunicazione, di opinione pubblica, a livello di informazione, comunicandoci gli eventuali altri rischi qualora non fosse stata attivata. Guardiamo al futuro, un'operazione di prelievo forzoso sarebbero stati peggiori. Ecco, un prelievo del 10% su 100.000 euro, 10.000 euro su 10.000 euro, 1.000 euro potrebbe essere attivata. Dal mio punto di vista anche il 10% non è praticabile, però parliamo di cifre, ragazzi, capite, importanti, importanti, perché anche se fosse il 5% giù di lì, sarebbero cifre importanti. Passiamo ai modi per evitare il prelievo forzoso. Il primo consiglio che voglio darti è la scelta della banca. Sarebbe preferibile utilizzare e depositare i propri soldi in una banca fuori dall'Unione Europea, in maniera ovviamente lecita, trasparente, tramite un bonifico, quindi nulla di oscuro, perché molti detengono un conto corrente all'estero e lo dichiarano tranquillamente. Noi diamo questo servizio da adesso, data la situazione di lockdown, lo diamo anche comodamente da casa, senza doversi spostare. In realtà la mia azienda, la mia società ha sempre accompagnato i clienti per aprire conto correnti all'estero, però prima ci spostavamo fisicamente. Come molti di voi sapranno, stavamo cercando una soluzione e l'abbiamo trovata per essere fermi. Si può fare anche direttamente dall'Italia. Ovviamente questa situazione qui conviene se stiamo parlando di cifre importanti, perché se stiamo parlando di piccole cifre, il consiglio che ti do è sempre quello di scaricare gratuitamente il libro su mitutelo.it, dove indico come scegliere una banca giusta, e nelle ultime pagine del libro, comunque ti invito a leggerlo tutto, ti do dei consigli proprio su questi rischi qui, quindi dipende dagli importi. Occhio alle banche europee, perché non è detto che il governo italiano non decida di mettersi d'accordo con tutti gli altri paesi dell'Unione Europea per eventualmente fare un prelievo forzoso per chi ha un conto corrente in Francia piuttosto che in Portogallo o in Spagna. Non è detto che non facciano un prelievo nei conto correnti dell'Unione Europea, questo ve l'ho già detto in altri video. Non è mai accaduto, ovviamente, ma nel 1992 non poteva accadere l'ultima volta che c'è stato un prelievo forzoso, una patrimoniale sui conto correnti. Ora il contesto geopolitico è completamente cambiato e quindi non possiamo escludere questo rischio. Possiamo escludere il rischio sui conto correnti extra Unione Europea? Beh, le percentuali sicuramente aumentano, che avvenga un prelievo forzoso in un paese extra dall'Unione Europea, fuori dall'Unione Europea. È evidente che il rischio è molto molto inferiore. Potrebbe rimanere, date le convenzioni che sono state stipulate
Quindi potrebbe rimanere questo rischio, dato le convenzioni che sono state stipulate negli ultimi anni. Beh, questo rischio potrebbe esserci, ma aspetta, aspetta perché voglio che tu segua tutte le indicazioni che voglio darti all'interno di questo video. Il secondo consiglio, quindi, è quello di poter investire in prodotti finanziari al di fuori dell'Unione Europea. Considerate che chi ha tanti soldi lo fa già e non può fare altrimenti, perché se tieni depositati oggi come oggi 500.000 euro, 1 milione di euro, 5 milioni di euro, 20 milioni di euro all'interno di un conto corrente fermi, tu alla fine dell'anno lasci alla banca, dato che gli interessi sono negativi, dei soldi per far sì che loro ti tengano fermi lì i tuoi denari. Non so se è chiaro, cioè prima lasciare dei soldi sul conto corrente ti garantivano un qualcosa, una piccola percentuale che ti andava a coprire almeno i costi del conto corrente. Adesso ti costa detenere il conto corrente, ma più i tassi di interesse sono negativi sui depositi bancari e quindi su grandi importi potrebbe non convenire, anzi non conviene più detenere e tenere fermi quei soldi. Quindi l'investire anche nei prodotti finanziari più o meno garantiti, più o meno con bassi rischi, perché di garantito, parliamoci chiaro, non c'è nulla, sarebbe un'opportunità almeno per bilanciare quelli che sono i costi di tenuta del conto corrente. Ovviamente, se investi in prodotti finanziari fuori dall'Unione Europea, magari collegati e agganciati a un conto corrente, beh, i rischi di prelievo forzoso si abbassano di brutto. Anche qui, facciamo noi all'interno dei nostri servizi, almeno la mia società si è associata, diciamo così, ha fatto partire una collaborazione con degli istituti che permettono questi tipi di servizi. Altra forma di investimento e di tutela dei tuoi risparmi del prelievo forzoso: oro e Bitcoin. E anche qui sapete, perché se avete visto i miei precedenti video, sapete che abbiamo una collaborazione per acquistare direttamente oro fisico da investimento, quindi placchette, e potete contattarci in questo caso qui. Considerate, giusto per non girarci molto intorno, che noi da sempre ci occupiamo di posizioni debitorie e tutela del patrimonio. Quindi, in buona sostanza, ovunque ci sia da sviluppare una soluzione per difendersi dalle banche, dal fisco, dallo Stato e dall'Agenzia delle Entrate, noi questo servizio lo diamo. Oltretutto, l'oro, come il Bitcoin, sono attualmente esenti dalla tassa di successione e non ci si applica l'IVA lì sopra. Cioè, quando fai un acquisto in oro, non c'è l'IVA che vai a pagare. E la stessa cosa vale per Bitcoin. Questo lo dico sempre collegato alla possibile tassa di successione, no? Che ti dicevo all'inizio, un altro tipo di patrimoniale. Bene, sull'oro e Bitcoin questo problema attualmente non c'è. Qualsiasi sia comunque la tua strategia di diversificazione, devi sempre tenere sotto controllo e anzi presente che esiste il monitoraggio fiscale. Cioè, in sostanza, siccome sei un soggetto residente in Italia, sei tenuto a compilare annualmente nella dichiarazione dei redditi nel riguardo RV i soldi che sono detenuti all'estero o in altra forma. Quindi, cosa voglio dirti? Su dove voglio arrivare o come ti voglio far ragionare su questo argomento? Cioè, l'amministrazione finanziaria, grazie a quell'informazione autodichiarata nella dichiarazione dei redditi tua, può sapere eventualmente quanti capitali X detengono X persone e dove, ovviamente. Perché sto facendo tutte queste premesse dopo la soluzione? Perché ovviamente, ragazzi, dobbiamo essere onesti, io non ho mica la sfera di cristallo per capire cosa accadrà nel futuro. Ho delle conoscenze, ho delle informazioni, le riporto gratuitamente all'interno di questo canale, questo è quello che mi limito a fare. E a tal proposito voglio farti ancora un ragionamento. Ipotizziamo che il prelievo forzoso sia del 5%. Su 100.000 euro sarebbero 5.000 euro, su 1 milione di euro sono 50.000 euro. Sono soldi, ragazzi. Sono soldi. Bene, basterebbe trovare degli strumenti di diversificazione di investimento che preveda di ammortizzare questo eventuale 5%. In questo modo, scegliendo uno strumento finanziario che ti garantisca una rendita, un aumento, un interesse positivo, un ritorno positivo del 5-10% annuo, potrai eventualmente andare a coprire e attenuare l'effetto di un eventuale patrimoniale su conto corrente. Un'altra opzione che ancora voglio darti all'interno di questo video è quella di diminuire nel tempo i risparmi che hai nel conto corrente. Qual è un modo classico? Come lo fanno le aziende di norma? Beh, fanno un investimento.
come quelli che ti ho spiegato adesso, oppure si può trattare anche di un investimento immobiliare. È chiaro che in tal caso bisogna valutare, visto il settore immobiliare in questo momento. Sicuramente puoi trovare in questo momento delle grandi opportunità di acquisto, ma dopo bisognerà capire qual è il tuo obiettivo di rendita finale, cioè quanto varrà questo immobile, ipotizziamo per te che è un obiettivo a 10 anni, quanto varrà fra 10 anni. Altri invece utilizzano quello classico di acquistare monete d'oro, gioielli, quadri, opere di valore. Difficilmente su questo può arrivare un prelievo forzoso, una patrimoniale. Ovvio che no. Se ci pensi bene, gli uomini più ricchi al mondo amano essere circondati da cose belle, dalla bellezza, circondati da oggetti di valore. Ma non solo perché piace farsi vedere ricchi o piace far vedere che si possiede un quadro di valore, un oggetto di valore, ma soprattutto, sentite a me, dietro a questi acquisti ci sono altre motivazioni e sono quelle che ti ho appena spiegato. Dal mio punto di vista, quello che bisognerebbe fare è agire con un mix di interventi e ovviamente trovare la soluzione per anticipare un eventuale patrimoniale. Fare delle scelte che, anche qualora questo non dovesse accadere, sono delle scelte proficue che fanno aumentare il valore del tuo risparmio. Almeno così, semmai si verificherà. Questo prelievo forzoso, questa patrimoniale su conto correnti, non potrai dire che non lo sapevi, non potrai dire che non eri stato avvisato. Se è la prima volta che ti trovi all'interno di questo canale, l'invito è quello di iscrivervi, attivate la campanellina, fatemi sapere cosa ne pensate e ci vediamo al prossimo video. Ciao!